siamo stati appena raggiunti dalla notizia che Edoardo Galli è stato ritrovato. Non possiamo che essere felici, la comunità di Colico si stringe intorno alla famiglia di Edoardo. Dopo una settimana di apprensione in cui tutti siamo stati col fiato sospeso perché non si riusciva ad avere notizie, questa informazione è la notizia più bella che potevamo ricevere alla vigilia della Santa Pasqua. Un abbraccio alla famiglia, un ben ritrovato ad Edoardo. E a cui auguriamo ogni bene. Un saluto ai telespettatori di TSN, lo avete appena visto, il paese è in festa, il liceo è in festa, ma ora la famiglia Galli chiede soltanto di essere lasciata tranquilla. Dopo quell'abbraccio al figlio Edoardo che mancava da casa a Colico da giovedì scorso, non è ancora momento di chiedersi, o meglio di spiegare a noi perché per così tanti giorni non abbia volutamente dato sue notizie, perché volesse raggiungere l'isola di Keros in Grecia. Ci andremo tutti insieme se lo vorrà ancora, ha detto commosso il papà di questo ragazzino che ha per giorni tenuto con il fiato sospeso tutta Italia. Niente fuga in montagna, nessun tentativo di raggiungere la Russia. Edoardo era diretto altrove, ma è stato ritrovato questa mattina alle 7:45 in stazione centrale a Milano dal personale della security privata del gruppo Ferrovie dello Stato. Su indicazione di una signora aveva già con sé il biglietto ferroviario per tornare a casa a Colico. Il motivo, nelle parole del comunicato diffuso dai carabinieri del comando provinciale di Lecco, che in questi giorni, coordinati dalla procura, non hanno mai smesso di cercare l'adolescente, raccontano di come Edoardo, a seguito dell'attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia, è stato controllato la notte del 27 marzo dalla polizia croata al confine di Karasovici su Torina con il Montenegro. Vistosi scoperto, ha fatto rientro sul territorio nazionale italiano, dove è stato riconosciuto grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dai carabinieri nei giorni scorsi e diffuse da parte dell'autorità giudiziaria. Dopo gli abbracci arriverà il tempo per Edoardo di spiegare perché fosse diretto verso un'isola greca, ma è doveroso ora che ogni riflettore si spenga e lo studente possa ritrovare, oltre all'affetto di familiari e amici, anche la serenità che di certo in questi giorni lo aveva abbandonato. E andiamo avanti, tanta neve e presenze turistiche aumentate del 20% rispetto allo scorso anno in Valtellina e Valchiavenna. Sarà una Pasqua con i fiocchi in tutti i sensi. Vediamo. Non saranno baciati dal sole, questo è pacifico, ma i giorni in arrivo fanno segnare numeri di tutto rispetto in Valtellina e Valchiavenna. Traffico in aumento, quasi impossibile trovare un posto dove pranzare il giorno di Pasqua. E tanti, tantissimi amanti dello sci che potranno godere della neve scesa e di quella che ancora è attesa nelle prossime ore. Rispetto allo scorso anno siamo addirittura avanti di circa il 20% sulle presenze. E rispetto al 2019, che è sempre un po' un punto di riferimento dell'ultima stagione buona pre-Covid, l'abbiamo superato di circa il 10%. Sebbene non siano mancate le disdette di chi si è fatto scoraggiare dal maltempo, i turisti che non voltano le spalle alla montagna sono decisamente molto più numerosi. C'è da tener conto di due fattori, però la Pasqua comunque molto bassa rispetto al 2019, che era del 21 di aprile dello scorso anno, che era il 9 aprile. Quindi questo un pochino agevola le presenze, specialmente in montagna, nelle zone neve, dove comunque registriamo anche ottime quantità di neve e la temperatura in questi giorni bassa permette ancora di sciare molto bene. Attenzione però perché il rischio valanghe è previsto marcato domani, addirittura forte e molto forte per domenica, giorno di Pasqua. Proprio in ragione di questa situazione, anche la strada di Chiareggio per ora resterà transitabile soltanto agli autorizzati, con preavviso della possibilità di chiusura totale nei prossimi giorni. Lo ha comunicato il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella. L'amministrazione è in continuo contatto con il geologo Giovanni Songini, dice, e l'esperto ci ha spiegato che il problema non è la situazione meteorologica a bassa quota, ma l'accumulo di neve previsto in alto. Se le previsioni dovessero essere confermate, si genererebbe un alto rischio valanghe e la strada sarà chiusa totalmente. Non si possono mettere in pericolo vite, conclude il sindaco, per una gita fuori porta o un pasto al ristorante. Una carrozzina elettrica destinata alla RSA San Pietro della cooperativa La Meridiana ed una tendostruttura consegnata al Centro Aiuto alla Vita. A Monza, alla vigilia della Pasqua, due donazioni da parte dell'associazione di volontariato Cancro Primo Aiuto. Ne parliamo nel prossimo servizio. Due gesti concreti, due donazioni alla vigilia delle festività pasquali. Trasferiamoci dunque a Monza, dove nel pomeriggio di ieri l'organizzazione di volontariato Cancro Primo Aiuto
aiuto ha consegnato alla RSA San Pietro, Cooperativa La Meridiana e al CAV, il Centro Aiuto alla Vita, rispettivamente una carrozzina elettrica studiata per dare supporto agli ospiti con ridotta mobilità ed una tendostruttura, un gazebo che verrà utilizzato come prezioso ausilio per le attività condotte dal centro. Questa è una carrozzina, come vedete, elettrica, che ha il vantaggio di essere formata da due, diciamo così, parti, una parte elettrica che può essere poi staccata, elettrificata, la carrozzina che poi può trasportare la persona che deve usare solo le ruote. Siamo molto grati all'Associazione Campo Primo Aiuto per questo regalo, perché potrà ampliare il raggio di azione del nostro intervento. Questo è orientato soprattutto a persone che recuperano una parziale mobilità ed è un po' l'obiettivo che noi ci siamo dati per il 2024. Un impegno costante è quello di Campo Primo Aiuto ODV, non solamente nell'assistenza alla cura per i malati oncologici e per i propri familiari, ma anche in ambito sociale. Dopo la consegna avvenuta presso la RSA San Pietro, il trasferimento in via Zucchi, sede del Centro Aiuto alla Vita, che dal 1981 promuove, coordina e gestisce servizi per l'assistenza alle maternità difficili, con l'imperativo di salvare ogni vita umana concepita. Sono 30 anni che offro la mia vita per questo ideale, perché credo profondamente nella verità. La verità è difendere la vita dal suo concepimento fino al chiudersi naturale della sua esistenza. Presente alla consegna della tendostruttura, donata in collaborazione con Iperal, anche il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Io penso che la scelta di dedizione, di apertura, di generosità che oggi Campo Primo Aiuto fa nei confronti del CAV, del Centro Aiuto alla Vita, sia una sottolineatura di un'attenzione generale che ci fa molto bene in un tempo che appunto a volte esagera nelle aggressività. Noi difendiamo la vita con i malati, e a maggior ragione va difesa la vita che si presenta al mondo e deve essere difesa. Daniela Cuzzolin Oberhosler, giornalista Rai ed esperta di moda, è stata la relatrice della serata A tutta moda, organizzata dal Valtellina Veteran Car del presidente Luigi Frigerio. Il sodalizio, che si occupa di auto e moto storiche, nel suo ricco calendario di eventi ha inserito anche serate con temi sociali, culturali e di costume. Vediamo. Evento d'eccezione per il Valtellina Veteran Car, una serata in rosa, tutta dedicata alle donne, a tutta moda. Era il filo conduttore e titolo dell'incontro, a testimonianza che il sodalizio del presidente Frigerio si trova a suo agio anche ad affrontare temi sociali, culturali e di costume. Ospite d'onore a Tresivio, l'inviato della RAI Daniela Cuzzolin Oberhosler, a introdurre la serata Sabrina Oberhosler. Molti di voi sicuramente la conoscono già, molti l'avranno vista in televisione e molti l'avranno vista anche qui, in Valtellina, perché Daniela da oltre 20 anni fa promozione del nostro territorio, fa promozione della nostra cultura, fa promozione delle nostre eccellenze. Grazie Dani. Ma stasera parliamo di qualcos'altro. In Valtellina parliamo di moda. E a farlo è una professionista del settore. Daniela oggi è inviata della testata regionale della RAI ed è anche si occupa anche della, oddio questo microfono, si occupa anche della rubrica Regione Europa, una rubrica internazionale per cui parla di moda e di cultura. Daniela Cuzzolin Oberhosler è stata premiata a Milano con l'Ambrogino d'Oro per la sua carriera giornalistica. Qui si è introdotto nel mondo delle sfilate di moda di Milano e Parigi, ma ha toccato anche il tema dei premi Oscar, ha svelato aneddoti e ha incuriosito la platea. Daniela Cuzzolin Oberhosler, una serata tutta moda, un grande successo. Beh, voi di Valtellina Veteran Car certifichiamo la passione e l'avete certificata. Io ci ho messo del mio, ho cercato di raccontare quello che non si vede davanti alle telecamere, raccontando il dietro le quinte, il backstage, credo con tutta la passione e l'amore che ho sia per il mio lavoro che per la moda. Il collegamento auto-moto storica con la moda? Beh, c'è tutto. Si tratta infatti in entrambi i casi di piccole e medie imprese, spesso famiglie, impegnate nella progettazione, design e tecnologia. È andata molto bene. È andata molto bene. Una grande partecipazione non solo di signore, perché si dava per scontato, ma anche di gentili
uomini, Daniela Cuzzolino per Osler è stata in grado di attrarre l'attenzione e di fare trasmettere quello che è il mondo della moda da un punto di vista di estetico, tecnico, economico, organizzativo, personale. Sicuramente tutte le persone erano attratte da questa presentazione. La soddisfazione del responsabile della comunicazione Flavio Berosel, in questo caso marito della giornalista, papà della presentatrice Sabrina, e del giovanissimo Arturo, che ha curato la regia dell'evento, con la trasmissione di video, luci e suoni. Fra gli ospiti, il vice sindaco di Tresivio, assessore alla cultura Anna Ninatti, in cabina di regia per la buona riuscita della serata, il socio e consigliere del club Marco Mondora e Gabriella Bottatti Brunalli. Daniela ci ha mostrato un mondo al quale non siamo abituati, ma lei ce l'ha avvicinato molto, l'ha messo alla nostra portata con una maestria unica e con molta professionalità, e tutti gli uomini finalmente erano attenti quando si parla di moda. Una serata riuscita che fa parte del ricco calendario sportivo, turistico e culturale del Valtellina Veteran Car. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni con il TG ed il settimanale di Telesondrio News. Buon fine settimana e buona Pasqua.